Israele sta compiendo un genocidio? È molto difficile trovare nei media ufficiali testimonianze di organizzazioni e personalità politiche e intellettuali ebraiche che accusino di genocidio lo Stato israeliano. Eppure sono in molti i movimenti, le associazioni, le personalità ebree che accusano di genocidio Israele e che muovono critiche molto forti. Ad esempio, prendiamo Amos Goldberg, che è uno storico dello sterminio degli ebrei da parte dei nazisti. Le Monde del 25 novembre lo intervista e gli chiede come è giunto a cambiare posizione e ad accusare il governo israeliano di genocidio. Non possiamo citare parti dell'intervista, perché non ci è consentito dalle Monde. Bisognerebbe avviare una procedura di autorizzazione specifica. Perciò lo riassumiamo fedelmente a voce. Amos Goldberg risponde che ha sostenuto il diritto di Israele di difendersi dopo il 7 ottobre, ma che la reazione è stata letteralmente criminale. E specifica che la Convenzione internazionale sul genocidio dice che per genocidio si intende l'annientamento deliberato di un gruppo o di una parte di un gruppo nazionale, etnico, religioso o razziale. E specifica anche che non tutti i genocidi debbano assomigliare a quello perpetrato dai nazisti. Perciò Amos Goldberg ribadisce che a Gaza è in corso un genocidio. Amos Goldberg dice anche che in Israele stesso un numero crescente di persone sta aprendo gli occhi sui reali obiettivi di questa guerra. Ed egli parla proprio di violenza crudele e mortale da parte dello Stato e dei coloni israeliani in Cisgiordania.